Buonasera amici da Frank Bianconero, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like e dirmi cosa ne pensate. Altra serata Champions, ho visto esclusivamente stasera Borussia Dortmund-Milan, perché il Borussia Dortmund è una squadra che segue, una squadra di quelle simpatiche, il Milan è una squadra che non mi dà fastidio, diciamo, da questo punto di vista. Però, essendo anche tifoso della Juve, bisogna dirlo, perché a me piace parlare di calcio, essere obiettivo, essere, credo, abbastanza equilibrato rispetto a quello che vedo. Beh, sono sempre meno contento delle squadre italiane che vincono, io lo dico, non credete e non crediate mai a quelli che dicono in Europa le italiane, no, perché nessuno tifa le altre italiane, tranne qualche sporadico caso. Però abbiamo visto, secondo me, ho visto una bellissima partita dove poteva vincere chiunque, finita 0-0, poteva vincere veramente chiunque, così non è stato, poteva finire per esempio tranquillamente 2-2, 3-2, 2-3, perciò è stata una partita viva, anche se il risultato dice altro. Il Milan secondo me il primo tempo aveva un po' di timore, però dobbiamo dire un'altra cosa e questa non la dobbiamo mai perdere di vista, che quando hai quella fascia sinistra che secondo me per caratteristiche, insieme a quella del Real, ma è Camavinga che è un centrocampista, diciamo, messo a fare il terzino, è la parte sinistra una delle più forti in Europa, e Leao si è acceso due volte nel primo tempo, solo due volte in 45 minuti, e il Milan rischia sempre di segnare, perché stiamo parlando di categorie superiori come qualità dei giocatori. Perciò, come dico sempre, i fenomeni che parlano nel web, che fanno trasmissioni, che insegnano a tutti come bisogna vivere il calcio, come bisogna giocare, o c'è solo un motivo solo per giocare, o un modo solo per giocare, è sbagliato. Perché il Milan nel primo tempo è andato in grossa difficoltà, ha preso due palle Leao e stava segnando il Milan. E poi ha sbagliato un gol grosso, Giroud. Loro hanno tirato da fuori, non hanno creato granché, non ho visto Maignan fare grandi parate, neanche il loro onestamente. Ci sono stati tutti tiri con qualche, diciamo, sbaglio di precisione, tranne quel tiro del centravanti che non mi ricordo come si chiama, il 14, che ha tutte le palle sporche. Io non l'ho visto tantissime volte, ma tutte le palle sporche riesce a gestire, difficilissimo da marcare, Furkenburg, non so come si chiama, ha fatto quel tiro dove Magnani è stato un po' preso in controtempo, ma con la mano è riuscita a rinviarla, però è stata una bella partita in tutti i 90 minuti. Il Milan parte benissimo nel secondo tempo, riprende la partita il Borussia Dortmund, negli ultimi 10 minuti il Milan sbaglia almeno un paio di gol, non dico semplici, ma almeno da prendere la porta. È finita 0-0 in un girone dove poi Newcastle ha sbattuto, proprio l'ha triturato al PSG. Però quello che voglio dire è che per me al 90esimo quello che l'arbitro non vanno a vedere, siamo ancora al VAR, perché il VAR doveva togliere dubbi. Ricordatevi che aveva ragione sempre una persona quando usci il VAR porterà ancora più polemiche, perché è meglio alla fine lasciare la decisione dell'arbitro, perché quella al 90esimo, come era rigore quello di Barella, come per me non era rigore quello dato al Napoli, come per me questo stasera era rigore a favore del Milan, quella 90esimo, perché lo placca, fa il placaggio verso, dopo il lancio di Leao, e allora questa cosa qua resta. Mi è piaciuto ancora una volta Adli, però ovviamente non posso dire cosa pensavo 2 anni fa di Adli quando è arrivato al Milan. C'ho qualche amico in privato che potrebbe testimoniare cosa pensavo e cosa penso di Adli. Forse il ruolo giusto è proprio quello per il passo che ha. Magari da trequartista rallenta un po', perché è un passista, diciamo, non è uno rapidissimo. Davanti alla difesa anche oggi è entrato molto bene nella chiusura di linea di passaggio, nel cercare di ribaltare il gioco, nel gestire la palla. È stato molto tranquillo a gestire la palla. Quello del Milan, che è interessante come caratteristiche, il motorino Musà, l'unica cosa che secondo me esagera, crede sicuramente troppo nei suoi mezzi, fa queste accelerazioni anche in area di rigore, il limite dell'area di rigore, può perdere spesso palla. Perciò è un giocatore intrigante, un giocatore che stuzzica, un giocatore interessante, però Pobega non è un livello da Champions League. Almeno ad oggi, per me, per il momento, non è che è così sicuro. Perciò il Milan ha due grossi giocatori, altri due buonissimi giocatori come Giroud e Pulisic. I due grandi giocatori sono Theo Hernandez e Leao, che se si accendono loro creano superiorità numerica, creano occasioni agli avversari, creano una velocità, creano intensità. Oggi sono stati un po' più chiusi, perché non sono mai quasi riusciti a fare un 1-2
le sovrapposizioni che fa spesso Theo dietro Leao, perciò sono stati ben controllati anche dal Borussia Dortmund. Però il Borussia Dortmund dietro balla, ma questa è una storia del Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund storicamente, da quando è tornato, diciamo, ai fasti dopo il loro fallimento, se non erro, quando è arrivato anche Klopp, in difesa spesso si balla e Milan secondo me ha approfittato poco degli spazi che il Borussia Dortmund ha dato. Primo tempo secondo me è timoroso, il secondo tempo è venuto fuori il Milan ed ha un po' rallentato anche l'intensità del Borussia Dortmund, che il primo tempo è andata a 3.000 per tutto il primo tempo. E lì ritorno a battere sempre sulla stessa cosa, che le squadre si devono anche gestire quelle che hanno un ritmo alto. O ti alleni per tenere 90 minuti quei ritmi, se no rischi di fare 50, 55, massimo 60 minuti a un certo livello, e poi le buschi. Una squadra del genere è il Real Sociedad, il famoso Real Sociedad quando giocò con l'Inter. 70 minuti benissimo, gli ultimi 20 minuti poteva prendere 4 pappine, l'Inter poteva ribaltarla, nonostante l'Inter avesse fatto una brutta partita e loro avevano giocato benissimo. Perciò ci vuole sempre una base di equilibrio. Ci tengo a dire sta cosa perché il calcio non è scienza, il calcio non è matematica, il calcio non è quello che ci spiega qualcuno che vede l'effigie di personaggi che non dovrebbe nemmeno nominare per la qualità dei personaggi che vuole nominare. Ma il calcio è vario, non si vince in un solo modo, non si vince con una sola idea, non si vince con dei solo ruoli, non si vince soltanto con i dettami tattici, non si vince solo, che sono importanti con i principi di gioco, ma non si vince. Quelli sono importanti per dare un'impronta, ma se la palla la dai a me è un conto, che non ero nemmeno male a giocare, è una battuta. Se la palla la dai a Leao è un'altra, però poi ci sono le categorie, no, di chi gestisce la palla, e questo deve rimanere secondo me sempre impresso nella mente di chi guarda il calcio. Il calcio va guardato a mente libera e fresca da quello che ci vogliono inculcare. Ognuno deve vedersi la partita che vuole, la partita della propria squadra, delle altre, come faccio io, sempre libero dalla mente di faziosità, odiare qualche personaggio di qualche squadra, mai, perché se no non si è lucidi, perché sennò poi si passa che il Sassuolo era scarso a 4 giorni dopo che il Sassuolo era fortissimo, la stessa persona. Perciò dovete liberarvi dai pensieri che i media vi vogliono, ci vogliono, metto anch'io ovviamente in mezzo, buttare. Ci si siede, almeno io faccio così, ci siede, rosico perché non c'è la Juve, ma poi sono serenamente tranquillo a vedere la partita. Perciò se vedo una bella giocata la dico, se una squadra italiana non dovesse vincere o perdere, dico vabbè, dai, da Juventino meglio così, potrò sfottere gli amici, potrò dire una cosa in più in un video. Queste cose qua, ma liberi dalla mente, perché ragazzi il calcio lo fanno i giocatori, l'allenatore può dare principi di gioco, ma avere Leao e non averlo, avere Lautaro o non averlo, avere Osimhen e Kvara e non averlo, secondo me cambia. Poi puoi fare sempre lo stesso gioco, se Guardiola dovesse arrivare, ed è sempre quella, la tara, Guardiola se dovesse arrivare con tutto il rispetto alla Salernitana, può migliorare il palleggio, può fare qualche fraseggio in più, ma poi viene fuori la qualità dei giocatori. Io preferisco sempre avere un Leao in più in squadra anziché non averlo e vantarmi soltanto di principi di gioco. Questo è quello che penso. Comunque Borussia Dortmund, bella, bella sfida. Mi è piaciuta. Borussia Dortmund Milan. Iscrivetevi al canale. Ciao da Frank Bianconero. Forza Juve per me sempre, fino alla fine.